Filippo Bisciglia scuote i fan di Temptation Island e sembra proprio che il pubblico si divida, nulla sarà come prima a questo punto. Temptation Island, il reality show che mette a dura prova le relazioni amorose, si trova al centro di una controversia scatenata dalla rivelazione di Filippo Bisciglia. Questo annuncio ha suscitato un vivace dibattito tra i telespettatori, dividendo l'opinione pubblica e creando aspettative sul futuro del programma. Con una carriera consolidata nel mondo dello spettacolo e una storia di successi televisivi, Bisciglia si prepara a affrontare una nuova sfida nell'ambito del reality, mentre i fan si interrogano sulle implicazioni di questa rivelazione per il destino del programma. Temptation Island, fan divisi dopo l'annuncio di Filippo Bisciglia. Filippo Bisciglia è al centro di una piccola tempesta mediatica legata a Temptation Island, un dietrofront che ha lasciato molti a bocca aperta. Conosciuto anni fa per la sua giovane età e il suo talento emergente nella versione classica dei reality, Bisciglia ha dimostrato di possedere le carte giuste per spiccare nel mondo dello spettacolo. La sua parlantina sciolta e la sua simpatia gli hanno garantito una brillante carriera come conduttore televisivo. Fu Maria De Filippi, la leggendaria regina dei reality, a scoprire per prima il suo talento e a volerlo nel suo team di lavoro, offrendogli la conduzione di Temptation Island. Bisciglia ha anche partecipato all'edizione VIP di Amici, dimostrando di essere un talento versatile, sia nella musica che nel ballo. Oltre alla sua carriera sul piccolo schermo, Bisciglia è un uomo affascinante, dotato di una fisicità notevole, molto richiesto anche come testimonial. Da anni è legato sentimentalmente a Pamela Camassa, conduttrice e modella che ha brillato nell'edizione 2023 dell'Isola dei Famosi. In passato, Bisciglia aveva accennato alla possibilità di condurre la versione invernale di Temptation Island, un regalo per il pubblico previsto poco prima delle festività natalizie. Nonostante le coppie partecipanti fossero non famose, l'edizione precedente ha ottenuto un grande successo, tanto che Bisciglia ha ringraziato il pubblico per l'interesse mostrato nel reality. Alcuni ex protagonisti hanno poi fatto la loro comparsa a Uomini e Donne, mentre altri, come Mirko, Perla e Greta, sono attualmente in lizza nel Grande Fratello. Tuttavia, una terribile doccia fredda ha colpito Filippo e, soprattutto, Temptation Island, su cui gli autori teoricamente stavano lavorando per la prossima edizione. Quest'anno non ci sarà. In realtà, a voler fare un clamoroso dietrofront non è il conduttore, ma solo alcuni telespettatori e, in particolare, telespettatrici, che scherzosamente, nei commenti sotto il post condiviso da Bisciglia, hanno espresso il bisogno di una pausa. Una utente ha dichiarato: "Dopo Mirko e Perla ho un trauma". Alcuni hanno sottolineato che dopo di loro è stato un trauma, mentre altri ancora devono riprendersi. Tuttavia, a parte le battute, Temptation Island tornerà anche quest'estate, come confermano i casting aperti da poco per trovare nuove coppie partecipanti. Il post ha ricevuto molti like, tra cui quelli di grandi protagonisti di Uomini e Donne, come Ida Platano, Gemma Galgani e Riccardo Guarnieri. Nonostante la momentanea paura di alcuni fan, Temptation Island si prepara a tornare con una nuova stagione, pronta a scuotere di nuovo le emozioni del pubblico estivo.